Radio Radicale, siamo con Maurizio Lupi, presidente del gruppo Misto, per parlare della verifica che inizia oggi con un'autentica sfilata ufficiale di gruppi parlamentari, di delegazioni del governo. Allora, lei se l'aspettava di vedere questo rituale oggi in questa fase politica e ritiene che sia stato abile Conte a fare la verifica adesso, prima della legge di bilancio? Ma direi che questo mi sembra uno spettacolo desolante, non perché io non creda alle verifiche di governo o agli strumenti per cui una maggioranza può essere coesa, ma semplicemente perché nel momento in cui il Presidente del Consiglio Conte boccia Speranza e tutti i suoi ministri ci stanno già annunciando un altro lockdown totale, dopo che ci avevano detto che il lockdown era parziale, dopo che ancora prima ci avevano detto che funzionava benissimo le divisioni giallo, rosso, verde, arancione e i 21 parametri, con la gente disorientata, dopo che si invitano le persone, i cittadini italiani, ad andare a comprare nei negozi italiani piccoli, di non comprare sulla rete, e poi ieri li si minaccia dicendo che sono degli assoluti irresponsabili. Dopo che purtroppo la crisi economica sta mordendo e stiamo discutendo qui in Commissione di bilancio di come collaborare tra maggioranza e opposizione, l'unica soluzione che inizia ad essere evidente è che questa maggioranza è talmente fragile che il Presidente del Consiglio, secondo il vecchio rito democristiano della politica, anticipa l'eventuale crisi convocando i partiti di maggioranza. Dimostrando alla fine che questo governo non sta insieme se non per l'emergenza, se non per il collante dell'emergenza Covid. Non mi scandalizzo, dico solo che è particolarmente incredibile vedere che chi era entrato in questo Parlamento per rottamare e cacciare la vecchia politica che si occupava di poltrone e innovare nella democrazia diretta sta ritornando, penso al Movimento 5 Stelle, ai vecchi riti della politica, quindi è diventato un partito peggio dei partiti, e questo è peggiore della Prima Repubblica. Viva la Prima Repubblica, però devo dire che boh, forse la dignità vorrebbe capire che in un momento come questo forse la strada migliore sarebbe quella di un governo che collabori tra maggioranza e opposizione, che scelga le migliori persone che possono portare il paese fuori dall'emergenza economica e poi al voto. Quindi questa verifica, la verifica che vediamo in questi giorni, automaticamente non porterà a niente, Ma considerando il periodo in cui viene fatta. no, secondo me rinvierà di 3 mesi il problema, fino a che non arriveremo all'unica cosa certa che il Movimento 5 Stelle ha imparato dalla politica istituzionale, cioè quella che devi essere sicuro di non andare a casa. E quindi, siccome a fine giugno, inizi luglio, inizia il semestre bianco, cioè l'impossibilità da parte del Presidente della Repubblica di sciogliere il Parlamento, perché non sarà più possibile indire elezioni, a quel punto sarà evidente che i giochi si apriranno, cioè il giorno, il minuto in cui non è più possibile andare alle elezioni perché il Presidente della Repubblica non potrà più sciogliere il Parlamento, si apriranno tutti i giochi della vecchia politica per dire magari cerchiamo nuove soluzioni. Io dico forse non è meglio essere più responsabili e dire siamo inadeguati ad affrontare questa crisi, non ne abbiamo le capacità, non siamo d'accordo, non stiamo insieme, giallo, verde, rosso, bianco, non stiamo insieme e quindi meglio provare a trovare una soluzione unitaria, delle migliori forze che possano portare il Parlamento alle elezioni dopo aver attraversato la crisi sanitaria e la crisi economica. Voi del gruppo Misto sarete ascoltati, nel senso che oggi io ho raccolto qui da parte di esponenti del gruppo Misto, soprattutto quelli fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle, il desiderio di essere ascoltati da Conte, perché insomma lei è presidente di un gruppo parlamentare che è abbastanza numeroso. Ma la regola del gruppo misto è molto semplice. I singoli parlamentari ovviamente non hanno, sono singoli parlamentari e come è giusto che sia, non hanno nelle istituzioni la loro rappresentanza, perché le istituzioni si formano attraverso la rappresentanza dei gruppi parlamentari o all'interno del gruppo misto delle componenti. Le componenti del gruppo misto che sostengono la maggioranza ovviamente avranno e saranno assolutamente convocate, immagino dal Presidente Conte, penso
per esempio alla componente di Bruno Tabacci, penso alla componente delle minoranze linguistiche e autonomie che ha sempre sostenuto in questi due anni e mezzo il governo Conte, quindi non credo ci siano problemi. Per quanto riguarda per esempio componenti come la mia, che di Noi con l'Italia, che da sempre sono all'opposizione, non abbiamo il minimo desiderio di essere ascoltati dal presidente Conte, quindi immagino che secondo la sana tradizione delle consultazioni chi sostiene la maggioranza sarà ascoltato. Senta, Salvini che fa? Salvini devo dire che mi sembra che abbia capito che la sua forza ancora di più non sarà solo nel consenso popolare, ma nella capacità di dimostrare di essere in grado di guidare e di tenere unita e forte una coalizione, quella di centrodestra, e di dimostrarsi forza di governo, cioè che la coalizione di centrodestra sia agli occhi degli italiani e agli occhi del mondo capace di governare il paese, l'Italia, e di farla uscire dalla crisi. Questa è la modalità con cui uno non è più solo leader della Lega, ma inizia, come fece Berlusconi, da sempre, avendo fondato lui il centrodestra, ad essere quello che tiene insieme la coalizione, sapendo che i diversi soggetti che fanno parte della coalizione del centrodestra hanno sensibilità e valori e proposte diverse, ma che questo diventa una ricchezza. Se Salvini capirà questo, io credo che si potrà proporre come con ancora più autorevolezza la guida del paese. Mi sembra che in questi passi lo stia facendo, basta vedere che cosa abbiamo fatto per lo scostamento di bilancio, sul MES, la convocazione di proposte unitarie di tutto il centrodestra per la bilancio, e anche queste ultime interviste che non erano facciamo un governo istituzionale, ma erano noi abbiamo a cuore il paese. In Parlamento si possono formare maggioranze diverse da questa di centrosinistra giallo-rossa, il nostro obiettivo è andare alle elezioni, ma se dobbiamo guidare il Paese da qui alle elezioni, molto meglio guidarlo con una compagine che sia autorevole e seria, piuttosto che con questa compagnia di giro che mi sembra non stia dimostrando grande capacità, basta solo vedere l'app Immuni e l'app Io. Bene, io la ringrazio della sua disponibilità, grazie al Presidente del Gruppo Misto, Maurizio Lupi.